sala plenaria, sì. E li mettiamo tutti insieme. Okay. Loro sempre dentro il magazzino allestimenti, in un altro angolo, in modo che non okay. si uniscono le cose. Sarà un meeting per l'amicizia fra i popoli diverso da quelli a cui siamo abituati finora, ma con contenuti e dibattiti ugualmente attuali: salute, politica, cultura, religione, arte, testimonianze si susseguiranno nelle varie sessioni della manifestazione. Mentre si ultimano le sistemazioni degli spazi e delle mostre, un ruolo fondamentale nelle varie edizioni è sempre stato quello dei volontari, che con la loro carica e la voglia di fare, contribuiscono allo svolgimento dei vari appuntamenti. Quest'anno abbiamo circa 40 volontari, vengono da Arona, da Firenze, da Varese, da Lecco, da Lugo di Romagna, insomma un po' sparsi da tutta Italia, ma veramente abbiamo delle squadre che da più di 20 anni tanti o da qualche anno altri hanno veramente una dedizione e una capacità di servire, di costruire, di obbedire anche ragazzi più giovani di loro, che ogni volta è commovente. Questo meeting per me è una cosa fuori dal normale, perché nessuno si aspettava che si potesse fare. Invece i nostri amici hanno messo in piedi una cosa quasi impossibile. Quindi siamo qua a lavorare, ma parte tutto da, come si può dire, da un desiderio di bontà. Varie età, diverse mansioni, un'unica esperienza a servizio degli altri nel rispetto delle norme igieniche e della salute. Tante le norme da rispettare, che non ci facilitano il lavoro, ma comunque ce lo permettono, per cui cerchiamo di essere i più ligi possibili, ma ripeto, quello che ci interessa è poter costruire il meeting, per cui se queste sono le condizioni le accettiamo e ne prendiamo atto. Per accedere al meeting uno deve avere un codice, quindi io leggo il codice per in entrata e in uscita, perché sappiamo sempre esattamente chi è entrato, chi è uscito e che non entra gente che non è autorizzato ad entrare.